maschili del Pitre. Prosegue anche il 4x4 misto, quindi ci stiamo muovendo anche lì a grandi passi, stanno terminando gli ottavi di finale, si stanno giocando i quarti anche nel 4x4 misto, dopodiché avremo semifinali e finali anche per quella categoria e poi nel pomeriggio tutte le finali, finale femminile, finale maschile, terzo quarto posto, primo secondo posto per il Pitre e la finale per il 4x4 misto. E poi andremo a chiudere intorno alle 18.30 con Lillo DJ, il, diciamo così, l'aperitivo, il brindisi di saluto e di chiusura di questo Sansen 2019, un'edizione davvero spettacolare, un'edizione magica, un'edizione che ha fatto registrare record su record per il numero di partecipanti e di partecipazioni. Abbiamo avuto il primo giorno, venerdì, la Sun Run con più di 300 iscritti, la camminata di 5 km, la corsa non competitiva di 10 per il centro di Senigallia con partenza e arrivo proprio qua dal Sansen. Abbiamo avuto tantissime presenze quindi per la parte running, ma tantissimi atleti, 150 per il torneo di B1, tantissimi per il torneo del 2x2 misto, ancora di più per le partecipazioni, le abbiamo qua davanti ai nostri occhi per il torneo B3. Le coppie maschili eliminate ieri del B3 stanno disputando un torneo silver e ancora tutte quante le squadre per il 4x4 misto. Partecipazione di massa alle feste, ieri sera un'altra grandissima festa, un altro grandissimo party, così come gli spritz party del tardo pomeriggio con Lillo DJ, davvero insomma una tre giorni unica, potremmo stare a parlarne per ore. Lo riassumiamo con un unico nome, Sansen, il Sansen 2019, il Sansen che ci piace e che ormai è diventata una tradizione della spiaggia di velluto. Aggiorniamo allora i numeri perché ci vengono forniti giustamente da chi ha seguito tutta la parte organizzativa in uno sforzo davvero unico in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, davvero impressionante tutta l'organizzazione logistica, Claudia Moretti, Michele Trebbi, Alberto Crivelli, Memo per la parte tecnica, ma poi ancora Chiara Fabretti, infaticabile, così come tutti gli altri. Abbiamo i numeri ufficiali, 600, pensate, 600 partecipanti alla Sun Run, 600, e 400 sono gli atleti complessivamente per la parte beach, per cui parliamo di qualcosa come 1000 persone coinvolte, 1000 atleti, 1000 appassionati. E io in questo senso cosa dire? Approfitto di questo momento, di questa situazione, per chiamare accanto a me il medico che è qua in rappresentanza anche del Panathlon, che è un'associazione molto, un'istituzione direi vera e propria, molto importante. Io cedo il microfono perché di fronte a questi numeri, 600 runners venerdì, 400 beachers che stiamo vedendo ancora all'opera, non solo le feste, abbiamo avuto le feste, i party dopo cena, il white party venerdì, ieri tutto il sabato alla grande a ballare anche sotto la pioggia, una manifestazione di vitalità, sport, un messaggio importante, un messaggio che ci piace, no? Anche avere accanto una testimonianza come quella del Panathlon. Sì, buongiorno a tutti e buon torneo. Devo dire che è stata una manifestazione estremamente bella, sentita ed è piena di valori che solo lo sport può promuovere. Ringrazio l'invito che mi è stato fatto di partecipare qui a Michele Trebbi, a Crivelli Alberto e a Moretti Claudia. Vi ringrazio perché intanto ho la possibilità di testimoniare come presidente Panathlon di Senigallia che questa è una delle manifestazioni che noi avremo sempre nel cuore. L'ho scoperta quest'anno dopo l'X Master, dopo il triathlon a cui partecipiamo attivamente,
Il Panathon sarà sempre con voi, sarà sempre nel cuore di tutti quelli che lo sport lo vivono come elemento di vita fondamentale. E chi non sapesse cos'è il Panathon è un organo internazionale come il Lions and Rotary, è un club service, ma che si occupa esclusivamente di portare nel mondo il verbo della correttezza, dell'onestà, del fair play, del no al doping e di portare negli animi delle persone quello che lo sport ci dà veramente, la cultura della vita. Come medico questo lo tengo in maniera particolare perché ho visto qui sprigionarsi tutto quello che di bello c'è, no? Di vero, di vitale, di semplice. Queste sono le cose belle, ho visto un fair play nei campi straordinario, che è la cosa che mi piace di più e che rimarco in particolare. Queste sono le persone che possono cambiare veramente la nostra società e il nostro modo di vivere. E quindi io vi ringrazio di avermi dato questa disponibilità di rappresentanza, prima come presidente Panathon e poi come medico, che sta qui anche a vegliare su di voi. Ho fatto qualcosa, sicuramente faremo anche il prossimo anno perché saremo qui completamente per 3 giorni, sia come medici ma anche come fisioterapia. E quindi avremo un impegno anche il prossimo anno. Io penso che esempi di vita e di sport come questi devono essere presi ad esempio, non c'è altra possibilità. Ringrazio quindi tutti quelli che hanno avuto la forza di fare anche un evento che non è solo sportivo, è soprattutto di vita. Quindi grazie a tutti e buon viaggio nella vostra vita. Grazie davvero al presidente del Panathon. Io chiamo allora anche Michele Trebbi, Claudia Moretti e Alberto Crivelli per una foto insieme al presidente del Panathon. In rappresentanza per la parte organizzativa, grazie davvero, l'applauso spontaneo che è scaturito dal pubblico dopo il saluto, ecco che arrivano Bebo e Claudia, facciamo una foto, abbiamo anche il fotografo con il presidente del Panathon per un momento ufficiale, così anche da poterlo condividere dopo il bellissimo saluto e le bellissime parole. Eccoci qua. Mettiamoci sì davanti all'insegna del Panathon in modo da avere anche qui un'immagine collegata al Panathon, veramente un discorso molto profondo, molto bello, e la presenza del Panathon davvero ci inorgoglisce di fronte a questi atleti, di fronte a questo sport, di fronte a questi 3 giorni che nasce proprio con la volontà di vivere appieno l'idea del divertimento, dello sport appunto sano, e soprattutto portare avanti la voglia di stare insieme, di socializzare, di creare qualcosa di bello. E sicuramente l'applauso va fatto forte a Claudia, Michele, Bebo e a tutto il loro sforzo di questi mesi per portare il Sansen in questa seconda edizione così magica e unica, davvero straordinari. Grazie ancora, grazie davvero anche al presidente del Panathon per il suo saluto. Bravo.
andate a seguire Agni Effect contro Magna Nenastra, campo 7, Agni Effect contro Magna Nenastra, a seguire. Quarti di finale sono. Ricordiamo nell'occasione che sono attive tutte le situazioni di ristorazione, visto che sono le 12.17, hamburger e salsicce le trovate allo stand, proprio qui davanti alla nostra postazione microfonica, da non perdere, l'abbiamo detto anche stamattina, l'abbiamo anticipato.